Ciao. ho trovato molto molto interessante quello che mi hai raccontato su come stai gestendo le lezioni private per delle ragazze che hanno problematiche specifiche, e chiaramente la problematica alle volte è anche che si devono allenare praticamente senza compagno o compagna. Esatto. E in qualche modo tu ti devi adattare perché sono lezioni private, quindi... No, allora io, premesso che non mi voglio sostituire quelli che sono poi le loro problematiche specifiche, però quelle vengono, se hanno un motivo psicologico o altro, si affronta più che altro, cerco sempre di chiedere quali sono le loro primarie necessità, cosa si aspettano e cosa vogliono. Poi il discorso di utilizzare, di allenarle, quello che l'assenza di un compagno, non potendo magari mettermi sempre io in prima linea con loro, sfrutto quello che è l'ambiente, nel senso il muro, e a volte mi sono divertito a disegnare, proprio a replicare quelle che a volte erano le loro motivazioni, a volte di esternare una rabbia, un'azione, a disegnare proprio qualcosa anche di buffo con la quale loro giocavano. Per assurdo avere un riferimento anche su cui potevano controllare, perché il muro fa male se tiro un pugno contro un muro o un calcio, però li aiutate sia a avere quel coraggio di avvicinarsi a questo obiettivo, a tirare, ma comunque a imparare a controllarsi. E devo dire che è stato divertente, e sono state loro che hanno insegnato a me come aiutarle poi a gestire il tutto, perché alla fine non c'è un protocollo su cui certo. E lo scopri veramente ogni volta con loro. È bello vedere anche che comunque c'è stata anche una progressione anche a livello di contatto e di relazione, che senza dover chiedere nulla, senza andare a indagare troppo, sono state loro stesse che si sono aperte e hanno esternato sia fisicamente che anche verbalmente quello che erano alcune motivazioni di cui, diciamo, soffrivano in quel momento, che l'hanno portate poi a scegliere un percorso di difesa personale. Beh, il punto spesso è quello: riuscire a trovare un giusto equilibrio tra fare le cose seriamente, esatto, senza prendersi troppo sul serio e senza tirar fuori dei drammi. Voglio dire, certe persone i drammi vengono per vincerli, affrontarli, non per riviverli di nuovo. Soprattutto perché noi non siamo medici, questo ci tengo sempre a dirlo. Non sono, cioè, certe cose devono essere affrontate da specialisti del settore, diciamo. Noi possiamo appoggiarci sicuramente, integrare il loro percorso, ma facendogli vedere un altro modo per affrontare quelle che possono essere paure, per rafforzare la loro, diciamo, come dire, il loro interiore, diciamo così, e il loro coraggio, la loro personalità, e lavorare su quello. E sono loro stessi, poi è bello trovare insieme a loro la loro chiave di lettura, e a volte la tua stessa chiave di lettura, che ogni volta puoi replicare e aggiustare anche per gli altri. Molto corretto, molto corretto. Spesso l'errore che fanno spesso degli istruttori improvvisati, diciamo così, sì, è pensare che hanno la ricetta e la soluzione per gli altri. No, non esiste, anzi molte volte è bene proprio solo ascoltare, a mio avviso, l'allievo, cioè, perché è solo ascoltando, imparando ad ascoltare quello che lui ti sta trasferendo, o anche solo col silenzio, capisci meglio come poter e dove poter andare a lavorare. Avere la presunzione di dire no, si fa così, punto e stop, e crei già subito un muro, un ostacolo tra te e la persona che è davanti. Quindi quello che chiamano un po' l'assertività, diciamo, cercarsi di modularsi e adattarsi un po', plasmarsi insieme al tuo allievo, capire insieme a lui quali sono, diciamo, la strada giusta, e accompagnarsi insieme in questo percorso. Ripeto, non c'è il manuale, per quanto abbiamo fatto il programma, però comunque sei sempre alla ricerca di quelle situazioni, di quegli elementi che possono aiutare al meglio la persona. A volte, poi tra l'altro, anche qui cercare sempre di trovare anche la cosa più semplice, gli aiutati a vedere che non è poi così difficile uscire da certe situazioni magari di disagio o di malessere. A volte si pensa che sia un percorso talmente complicato, si cerca la soluzione più difficile, quando poi invece il percorso più facile, ma il più vicino a noi, è la strada più corretta magari in quel momento. Grazie mille. Grazie a voi.